Salve a tutti e benvenuti a Optitude Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. Quest'oggi parliamo del test del cilindro crociato di Jackson, che è un test utilissimo per valutare e compensare la componente astigmatica. Ad esempio, quando stiamo svolgendo il massimo positivo, il test del massimo positivo, e vogliamo valutare quindi la condizione rifrattiva soggettiva di un esaminato, e ci accorgiamo che la sua acuità visiva non riesce a migliorare con l'aggiunta di lenti, e se glielo chiediamo la sua percezione appare più o meno distorta, quello è proprio il caso classico di un astigmatismo. Dunque, a questo punto utilizziamo il test del cilindro crociato di Jackson per valutarlo e compensarlo. Il cilindro crociato di Jackson non è altro che una lente bicilindrica di potere che può essere di più o meno 0,25 oppure di più o meno 0,50, la quale è inserita in un supporto che la può far ruotare e può farne cambiare lato. Dunque, il primo step è quello di rilevare l'asse del cilindro, della lente cilindrica, che andrà a compensare la componente astigmatica. Per farlo, facciamo vedere all'esaminato il quadrante degli astigmatici, che è una figura molto simile a un orologio che ha al suo interno diverse linee tratteggiate poste nelle varie direzioni dello spazio. A questo punto chiediamo all'esaminato se c'è una linea, una direzione o un gruppo di linee che vengono viste in maniera diversa dalle altre. Ci può rispondere che c'è un gruppo di linee che vede meglio. In quel caso inseriamo, o meglio impostiamo l'asse in quella direzione, oppure la risposta più frequente è che ci dica che c'è un gruppo di linee o una direzione che viene vista peggio, e in quel caso poniamo l'asse del cilindro nella direzione ortogonale a quella vista peggio. Se usiamo il quadrante degli astigmatici, possiamo utilizzare la regola del 30, la quale consiste nel moltiplicare per 30 il numero più piccolo della direzione che viene vista peggio. Ad esempio, se vengono viste peggio le linee della direzione 3 e 9, noi moltiplichiamo per 30 il 3, quindi abbiamo la direzione a 90 come asse, che non a caso è quello perpendicolare alla direzione vista peggio. Se usiamo altri tipi di quadrante, non sempre questa regola può essere valida per motivi di costrutto di quei quadranti. A questo punto impostiamo l'asse rilevato nel nostro fluoroptero, nel nostro occhialino di prova, e partiamo con valutare il potere del cilindro, della lente cilindrica. E la valutazione del potere della lente cilindrica avviene grazie al cilindro crociato di Jackson, il quale viene posto davanti all'occhio esaminato. Andiamo ad impostare solitamente l'asse negativo del cilindro crociato di Jackson parallelo all'asse preimpostato, quello che abbiamo rilevato attraverso il quadrante degli astigmatici. A questo punto inseriamo una lente cilindrica negativa di 0,25 e chiediamo all'esaminato se ha una percezione migliore in questo caso, oppure quando andiamo a cambiare il lato del cilindro crociato e quindi il suo asse, oppure se le due percezioni sono più o meno simili. Se sono simili, allora ci possiamo fermare qui e al massimo possiamo raffinare l'asse e per poi ritornare alla valutazione dell'acuità visiva. Se non sono simili, dobbiamo andare ad aumentare il cilindro, comunque a variare la componente cilindrica finché le direzioni, tutte le direzioni del quadrante degli astigmatici vengono viste in modo simile o insomma più o meno simile o uguale. Teniamo conto che ogni due scatti di cilindro negativo dobbiamo aggiungere più 0,25 di sfera, quindi una lente positiva di 0,25. Il contrario invece se usiamo ad esempio col trial frame con l'occhialino di prova le lenti cilindriche positive. Dunque, una volta che l'esaminato ci riferisce che vede in maniera pressoché simile o uguale tutte le direzioni, tutte le linee del quadrante degli astigmatici, possiamo passare a raffinare l'asse. A questo punto dobbiamo ruotare di 45 gradi il cilindro crociato di Jackson, o meglio uno dei suoi assi, tanto variano tutti e due di 45 gradi a questo punto, e andiamo praticamente a ruotare l'asse del cilindro negativo di 10 gradi verso l'asse negativo.
A questo punto chiediamo all'esaminato se preferisce questa configurazione oppure quella ortogonale, quindi cambiando il lato del cilindro crociato, oppure se sono pressoché uguali queste due configurazioni. Se queste due percezioni sono uguali, possiamo passare alla valutazione della acuità visiva, quindi possiamo riprendere la valutazione della acuità visiva, altrimenti dovremo continuare a ricercare l'asse più preciso possibile. Ovviamente più è alto il potere del cilindro, più sarà richiesto un asse fine. Al contrario con lenti cilindriche molto piccole, tipo 0,25, 0,50, poi è molto soggettivo questo e dipende anche dall'utente in questione, dall'esaminato. Dunque, una volta che abbiamo trovato l'asse che consente all'esaminato di vedere tutte le direzioni pressoché in modo simile o uguali, allora possiamo rimuovere il cilindro crociato di Jackson. Possiamo rimuovere il quadrante degli astigmatici e ritornare all'ottotipo che stavamo utilizzando per la valutazione dell'acuità visiva. In questo caso, quindi, abbiamo praticamente compensato, valutato e compensato l'astigmatismo che vi era in quell'utente o che quell'utente aveva attraverso il cilindro crociato di Jackson, un test molto utile. Dunque, questo è tutto per il test del cilindro crociato di Jackson. Se vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi soprattutto al canale. Noi ci vediamo al prossimo Opto Video per la Opto Style.